Ciao a tutti, allora, nuova collaborazione, primissima collaborazione col sito Cross Stitch VIP. Vi lascio qui sotto nell'info box il loro sito. Praticamente mi hanno chiesto loro di fare questa collaborazione, non è una cosa che ho richiesto io e ne ho sinceramente approfittato. Anche se ho un po' di paura, perché parliamo del punto croce e io è una cosa che non ho mai fatto, però sapete, a me piace sperimentare la creatività, mi piace comunque in generale nella sua globalità, per cui ho detto dai, accetto questa collaborazione. Allora, quindi è un sito appunto cinese dove vendono materiale per il punto croce. Allora, io ho preso un po' di cose, sinceramente molto a caso, perché era diviso per delle tipologie di presumo. Partite dal fatto che io sono totalmente ignorante, quindi dicevo di tipologie, aspettate che riavvio il computer, ok? Boh, di punto croce, non lo so, quindi io ho scelto sulla base dell'immagine che mi poteva garbare. Quindi non lo so cosa succederà, speriamo. Eventualmente ve li faccio vedere già finiti, mi metterò giù con calma a farli. Allora, apriamo il primo pacchetto. Allora, il codice, non so se sia questo qui che vedete qui. Comunque nell'info box vi metto magari anche i link diretti di tutti questi prodotti e andiamo ad aprirlo insieme. Allora, dunque è questo qui, tipo segnalibro, con questi fiori azzurri e blu, ovviamente. E che cosa contiene il kit? C'è appunto qui la base, non capisco perché sono due, forse ne escono fuori due, tanto non penso che siano sovrapponibili. Comunque, ci sono questi due. Poi cosa abbiamo? Due aghi, vediamo così vi zoomo. Abbiamo questi due aghi. Poi abbiamo tutto questo groviglio di fili. Eccoli qua. I colori sono questi che appunto sono quelli rappresentativi del fiore, quindi andranno utilizzati questi e dopo mi voglio fare due risate perché non ho la minima idea neanche di dove iniziare, anche se voi siete qualcuno di voi insomma fa il punto croce che mi può dare consigli o mi potete suggerire qualche video proprio semplice da fare, fatemelo sapere. Poi abbiamo qui la nappina azzurra da mettere nella parte finale e poi c'è sta roba qui, sembra tipo quello del diamond painting ma non è, e non so cosa sia sinceramente. Sarà, mi sembra tipo una penna forse per puntare dei punti, non lo so. E quindi questa è la prima cosina, come vedete è un kit completo perché tanto questo è il materiale che serve per fare il punto croce e il disegno è questo qui che trovo veramente molto molto carino. E qui dietro c'è la spiegazione, io penso che sia appunto da seguire questo con tutte le varie divisioni di un po' come il diamond painting. E boh, vedremo. Questo mi ispira molto come disegno, è molto molto carino. E qui c'è la didascalia dei colori che appunto abbiamo visto prima. Quindi questa è la prima cosa. Poi, e queste sono partite dalle cose semplici fino ad arrivare alle cose giganti. Cioè, io boh, sono andata a prendere delle cose allucinanti. Allora, non ci posso credere, ma cos'è sta roba? Allora, questo è grandissimo, mamma mia, è enorme, non so se il codice sia questo, io ve lo faccio vedere, ma ripeto, nell'info box vi metto il link. Ah sì, è questo quadretto, no, perché vedo tutti questi colori, è questo,
Tela qui molto molto bella. Questa sinceramente mi piacerebbe farla e metterla nell'entrata. Magari riuscirò a finirla quando riuscirò a rimanere incinta, almeno ci avrebbe più un senso. Però è molto molto carina, è un 30x40, quindi è proprio bello tosto. Cioè, questo ovviamente per chi non ha mai fatto il punto croce. Quindi questo è come dovrà risultare. Questa qui è, mamma mia, è difficilissimo. È quello che devo seguire. Non capisco perché qui alcune cose siano con la X, altre con il segno del maggiore, alcuni con dei cerchietti, non lo so. Veramente, se qualcuno mi può aiutare, vedete, c'ha tutti questi simbolini qui. Boh. Non lo so cosa, se significano qualcosa col punto croce. Comunque, è molto tosto questo per me. Poi, qui abbiamo un'ulteriore spiegazione. Quindi, qui ti spiego un po' in inglese. Queste sono mi parla di embroidery, poi ti dice che alla fine della lavorazione, presumo, sì, per la manutenzione, ti dice anche come mantenere comunque la grafica perfetta. E poi chiaramente qui abbiamo la nostra bellissima tela. Guardate quanti colori! Abbiamo tutti questi colori. Eccoli qua, tutti divisi per numero. Riallottoliamoli per bene in modo che non si rovini. E poi qui abbiamo appunto la nostra bellissima tela e qui ci hanno agganciato i due aghetti. Ad esempio, qui in questo caso non c'è quel pennino che c'era prima. Boh, vedremo, vi prego aiutatemi perché è una cosa che mi piacerebbe proprio imparare. Comunque è molto carina, una tela poi anche bella robusta. E quindi questa è la seconda cosa che ho scelto, ma ce n'è un'altra che presumo sia ancora più gigante. Proprio era meglio che magari prendevo piccole cose giusto per imparare, poi se imparavo bene. Invece no. Ah, ci sono più cose. Allora, questo qui me lo ricordo, è questo gagliardino molto molto carino con le farfalline, fatto proprio in questo modo. Questo ha difficoltà 3 ed è un 20x40. E qui dietro abbiamo un po' delle spiegazioni, più o meno come quelle che avete visto nell'ultima cosa che vi ho fatto vedere, la manutenzione, le tipologie di cucito, chiamiamolo così. E adesso lo apriamo, così vi faccio vedere più nel dettaglio. Allora, qui dietro abbiamo il nostro disegno, guardate quanto è carino, è proprio molto molto carino. Qui sotto abbiamo tutti i vari colori con i rispettivi simboli. Abbiamo in questa bustina i due aghi, una nappina che va qui nella parte bassa, ma secondo me non c'entra un bel niente, uno la può mettere o meno. Poi c'è questa cosa qui. Io la chiamo cosa, magari ci avrà veramente un nome. Lo sapete cos'è che mi sembra questo? Io mi ricordo da piccolina avevo sto cavolo di apparecchio per allargare il palato e dovevo fare delle tirate che vi giuro, tra me e mia madre piangevamo in due e sembra era simile a una cosa del genere. Un male, ma un male allucinante. Comunque, vabbè, parte questi brutti ricordi. Poi abbiamo molto carino il
l'appendino, proprio per esempio un appendino, dove mettere questo gagliardino fatto a forma di cuoricino, molto carino. Qui abbiamo tutti i colori che dovremo utilizzare per questo gagliardino. Non li vado a srotolare. E qui abbiamo la tela. Dai, pensavo fosse più grande. Quindi, dai, a regola ci può. Voglio vedere. Ci può stare. Sono sinceramente molto curiosa di provare. Però io non so da dove iniziare. Però è molto, molto carino. Bello. Questo mi piace parecchio. Ok. E mettiamo via anche questo e poi c'è l'ultimo, presumo sia l'ultimo, perché ci è voluto un po' per la spedizione. Non dico che è passato un mesetto, ma poco ci manca. Ok, quindi non mi ricordavo sinceramente proprio tutto. Oh sì, questo è troppo carino! È bellissimo. Questo è un 25x25, ce n'erano diversi con questi due pupini. A me mi faceva molto tenerezza questi loro sulla panchina che danno il bacetto all'orsettino, molto coccoloso, molto carino. Se riuscirò a farlo, questo me lo metto in camera. Anche qui nella busta abbiamo tutte le varie istruzioni, quindi praticamente identiche a quelle che avete visto nelle altre. E andiamo a vedere. Poi hanno messo tutto in queste, a parte il primo, in queste sorta di buste termiche, chiamiamolo così. E quindi potete anche man mano che fate il lavoro rimettere il dentro in modo da non perdere tutto, quindi anche una cosa diciamo comoda. E apriamolo. Allora, questa è la nostra tela. È veramente molto molto carino. Abbiamo anche qui tutte le varie colorazioni, simboli, eccetera. Carinissimo. Qui abbiamo i nostri fili. Qui c'è un bel mix di vari colori. Questi li abbiamo in due parti. Abbiamo qui i due aghi, anzi, sì, sono due aghi. E poi qui abbiamo il ciaffettino da seguire. Non è troppo carino. Anche qui abbiamo tutti i vari simboli con i relativi numeri di colori. E qui vabbè, è il disegno del davanti, ma è troppo carino. Ok. Perfetto, ditemi che cosa ne pensate di queste mie scelte, anche di questa mia idea di intraprendere anche questo genere di creazioni. Io sinceramente, ripeto, essendo un amante della creatività, è da un po' che mi interessava anche questo, perché comunque si possono fare cose molto molto carine. Guardate quanta roba mi hanno mandato, i prezzi chiaramente sono molto modici. E trovate appunto dei kit completi, ma ce ne sono una scelta incredibile, quindi se siete amanti di questa tecnica, andate a sverciare sul sito, ripeto, ve lo lascio qui sotto nell'info box, vi metto i link di questi quattro prodotti e piano piano io inizierò a farli, magari quando ho preso un attimo il ritmo farò anche delle piccole riprese e poi vi farò vedere man mano i risultati. Ripeto, se c'è qualcuno di voi che mi può dare consigli per capire almeno come iniziare, perché non c'ho proprio l'idea, o se mi dà magari qualche sito, qualche video da seguire, mi farebbe molto piacere in modo che imparo, perché sono, ripeto, veramente molto molto curiosa di provare a fare queste cosine. Niente, questo è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se conoscevate questo sito, quindi Cross Stitch VIP, e se anche voi amate magari fare anche queste tipologie di creazioni, diciamo. Questo è tutto, ci vediamo presto. Ciao ciao!